Buongiorno studenti, oggi parliamo del concetto di autonomia. Il concetto di autonomia per l'operatore sociosanitario è un concetto fondamentale. Perché? Perché vi troverete a svolgere la vostra attività e dovrete essere in grado di sapere cos'è l'autonomia e soprattutto di riconoscere anche i diversi gradi di autonomia, perché ce ne sono diversi. Allora, l'autonomia è la capacità di svolgere le azioni della vita quotidiana in maniera appunto autonoma, quindi da soli, senza il bisogno di nessuno. Le azioni della vita quotidiana quali sono? Sono il svegliarsi al mattino, alzarsi dal letto da soli, andare in bagno, lavarsi la faccia, lavarsi i denti, vestirsi, spogliarsi, mangiare, quindi fare tutte quelle azioni che comunque già noi in condizioni di salute facciamo in maniera meccanica, che a volte sono talmente meccaniche queste azioni che non ci rendiamo neanche conto che le stiamo facendo. Sappiate bene che nel momento in cui ci troviamo in una condizione di patologia, queste azioni non siamo più oppure siamo in grado di farle in maniera parziale o completamente assente, non siamo più in grado di farle. Allora, le azioni della vita quotidiana sono azioni che noi mettiamo in atto per soddisfare i bisogni primari o fisiologici. Quindi il concetto di autonomia e il concetto di bisogni primari sono strettamente collegati. C'è una relazione tra comunque l'autonomia e il soddisfacimento dei bisogni. E questi bisogni sono appunto i bisogni primari, che sono quei bisogni che troverete nel primo gradino della piramide dei bisogni di Maslow. Ora veniamo alla distinzione dei diversi gradi di autonomia. Allora, l'autonomia può essere completamente assente. Ad esempio, un paziente in stato vegetativo è un paziente privo di coscienza o un paziente in coma, non è più in grado di fare niente da solo. Nello svolgimento dell'igiene personale, delle cure igieniche, siamo noi con le nostre mani che ci sostituiamo completamente al paziente. Siamo noi che laviamo il paziente con le nostre mani, quindi qua ci possiamo sostituire. Se invece il nostro paziente ha un grado di autonomia che è parziale, ad esempio ha perso l'uso degli arti inferiori, ma ha conservato molto bene l'uso degli arti superiori, quindi cosa facciamo? Noi non ci sostituiamo per far sì che si lavi la faccia o per mangiare, perché riesce benissimo a farlo da solo. Quindi l'autonomia, il concetto di autonomia che va conservata e va mantenuta, ecco, questo può essere un esempio, anche perché uno degli obiettivi per cui lavora l'OSS è quello di preservare e mantenere l'autonomia là dove è presente. Quindi noi non ci andiamo a sostituire se il nostro paziente è in grado di utilizzare le proprie mani. Oppure ci sono condizioni di patologia per cui praticamente il paziente ha la patologia ma è autonomo, quindi l'autonomia è completamente presente. Anche qui noi non ci andiamo assolutamente a sostituire. Quindi è per questo che è importante riconoscere i gradi di autonomia, anche perché quando ci troviamo a lavorare in una struttura sanitaria piuttosto che in una struttura socioassistenziale, l'OSS deve essere in grado di sapere cos'è l'autonomia e soprattutto deve diversificare i tipi di intervento. Dove posso mantenere l'autonomia la mantengo, dove devo sostituirmi mi sostituisco e non viceversa. Quindi vi troverete a lavorare con una svariatissima gamma di pazienti. È per questo anche che esiste un piano di assistenza individuale, cioè non possiamo utilizzare la stessa regola che vale per tutti, no, assolutamente, anche perché comunque la nostra professionalità ci porta anche a diversificare. Quindi questo è il concetto di autonomia. Allora, se vi sono stata utile, vi invito anche, spero di esservi stata utile chiarendo questi concetti. La prossima volta pubblicherò dei video su cosa sono i bisogni primari o fisiologici e se avete bisogno di informazioni, altre curiosità o approfondimenti, vi invito a scrivermi. Trovate la mia mail sotto l'indirizzo di questo video e vi auguro, cari studenti, un buono studio. Alla prossima!